Come tutti gli anni, dal periodo natalizio, le tende della Fondazione AVSI tornano ad animare i cuori delle città. Una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi realizzata grazie allo straordinario coinvolgimento degli AVSI Point, un network di sostenitori volontari che con creatività e passione organizzano eventi e incontri in tutta Italia. Il titolo della campagna tende di quest'anno è «Alla radice dello sviluppo, il fattore umano». I progetti sostenuti dalle tende di AVSI sono quattro. In Kenya, dove anche nella carestia del Corno d'Africa l'emergenza è l'educazione. È la più grande carestia degli ultimi 60 anni. Il Corno d'Africa, già tormentato dalla guerra e dal fondamentalismo, è strangolato dalla siccità. In due anni qui non è caduta una goccia d'acqua. È un esodo biblico. Ci sono più di 10 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. 350.000 soffrono letteralmente la fame. L'emergenza dalla Somalia si allarga a Kenya, Etiopia e Gibuti. È un'umanità ferita a morte, bambini che sembrano scheletri. Ma è difficile persino portare aiuti qui senza scendere a patti con i fondamentalisti. Questo di Dadaab in Kenya è diventato il più grande campo profughi del mondo. Qua a Dadaab sono arrivate in media 1.300 persone al giorno, a fronte delle 1.500-2.000 che arrivavano a settimana fino a un mese fa. Non c'è più posto per tutti praticamente. Non c'è più spazio, cioè non hanno più dove andare. Il punto essenziale è una presenza centrata sulla persona e non sui rifugiati o profughi, che riparta dalla sua dignità e alimenti la speranza. Ma i campi ci sono dal 1991 e lì ci sono degli operatori dell'AVSI che operano dal 2009, quindi non da quando è stata proclamata ufficialmente la carestia. Ci sono due volontari lì, una l'abbiamo sentita, Maria Ligobbi e Francesco Calcagno, e a Nairobi c'è chi coordina le attività, Leo Capobianco, rappresentante di AVSI in Kenya, e Victoria Martinengo. Victoria, le persone arrivano nel campo di Dadaab dicendo sì, fame, sete, alla fame ci si abitua, ma alla guerra non ci si abitua. Queste situazioni sono difficili da affrontare. Come le affronti tu, con il cuore, con gli occhi? Ma sicuramente sono cose a cui non si può stare indifferenti, e almeno il cuore si stringe di fronte a queste cose, e sicuramente gli occhi ogni tanto piangono. Però è visibile quando si fanno questi lavori, quando si sta a contatto con le persone, come facciamo noi, che in fondo abbiamo tutti lo stesso desiderio e lo stesso cuore. Entrambi desideriamo essere felici, e questa felicità è quello che anche questi profughi hanno. Il primo segno di speranza e di felicità che ricercano è nella loro richiesta di dare un'educazione ai loro figli. Quindi la scuola proponete alle persone? Sì, noi proponiamo la scuola, proponiamo l'educazione come uno strumento di crescita di ogni persona. Uno strumento che possa poi aiutarli a riconoscere i loro valori, anche se hanno perso tutto rimangono delle persone. Questo è quello che noi vogliamo sottolineare, e l'educazione è lo strumento più efficace e diretto per far sì che loro riconoscano questo e possano acquisire delle conoscenze tali che gli permettano di sperare in un futuro migliore e costruirsi il loro futuro, speriamo, in Somalia. Personalmente nella mia vita privata penso che l'esperienza di Dadaab mi abbia cambiato molto, mi abbia fatto crescere rispetto anche alle piccole cose di tutti i giorni. Nella Repubblica Democratica del Congo, il progetto Tutti a Scuola con il sostegno a distanza. La regione orientale del Kivu è stata per anni teatro di guerre e ancora oggi la situazione è instabile. Per i bambini che non frequentano la scuola è facile finire a lavorare nelle miniere o entrare a far parte di gruppi ribelli o milizie. In questa situazione è importante garantire ai bambini la possibilità di un'istruzione e fare in modo che la scuola sia un ambiente sicuro.
con il sostegno a distanza di AVSI, vengono garantiti frequenza scolastica, materiale didattico, attività di doposcuola, corsi professionali e attività ricreative. Inoltre si realizzano attività generatrici di reddito per i genitori, riabilitazioni di case, campi comunitari, corsi di alfabetizzazione per le mamme, formazione per assistenti sociali e supporto agli insegnanti. In Egitto, per sostenere le scuole del Patriarcato Latino e la formazione agli insegnanti. Il progetto nasce su richiesta del Patriarca d'Alessandria come sostegno alle scuole cattoliche dipendenti dal Patriarcato Copto-Cattolico nelle diocesi di Alessandria e di Minia, per favorire l'integrazione sociale di persone che vivono in contesti difficili. L'intervento è rivolto ai bambini e adolescenti delle scuole, ma anche ai loro genitori e insegnanti, con attività di formazione sul loro ruolo educativo. Ad Haiti, per ricostruire l'umano, un centro educativo per ragazzi. Ogni anno ad Aosta la presidenza del Consiglio regionale dà un premio alle donne impegnate nel volontariato e nel sociale. Tra le premiate di quest'anno c'è Fiammetta Cappellini, che per la Fondazione AVSI vive e lavora ad Haiti. TV7 la incontrò lì nel gennaio del 2010, tra le macerie di uno dei più terribili terremoti degli ultimi anni. All'aeroporto di Haiti arrivano gli aiuti per i terremotati e vanno e vengono gli operatori umanitari. Oggi Fiammetta è venuta a prendere due medici italiani. Pochi giorni fa a partire è stato suo figlio Alessandro. Quattro giorni dopo il terremoto, Fiammetta ha dovuto scegliere partire con il figlio o rimanere ad Haiti. Alessandro è andato in Italia dai nonni e lei è rimasta a piangere sulla pista. Vedono le ferite aperte del terremoto, si vede, è proprio ancora visibile, tangibile. Capisce immediatamente che è un posto dove è successo qualche cosa di grave anche. Purtroppo, ma sapevamo che sarebbe stata una ricostruzione lunga e un cammino faticoso. Questo nonostante gli aiuti internazionali siano arrivati e siano arrivati anche in grande quantità. Sono arrivati, certo, è arrivato molto e molto è stato fatto, ma la tragedia è stata enorme, immensa. Il paese poi era già molto difficile prima. Non si può pensare che un paese con tutte quelle difficoltà basti far arrivare gli aiuti. È stata un'ecatombe, è stata una cosa inimmaginabile. La gente ha bisogno di noi, bisogna stargli vicino, bisogna incoraggiarli, bisogna capire di che cosa hanno bisogno e creare delle condizioni minime di sopravvivenza. AVSI è presente in Haiti ininterrottamente dal 1999. A seguito del terremoto è intervenuta immediatamente con un importante programma d'emergenza a favore di 40.000 persone. Ad oggi AVSI ha già portato a termine l'avvio di 16 strutture, ristrutturate o ricostruite, 9 scuole, 5 centri nutrizionali, un centro educativo, laboratori artigianali con un ristorante comunitario e atelier di moda, ferro battuto e perlage. Vogliamo aprire un secondo centro educativo nell'altro quartiere di Port-au-Prince, che ha le caratteristiche di una bidonville nel quale lavoriamo, si chiama Martistan. La nostra priorità è da sempre l'educazione ed è questo anche che gli haitiani ci chiedono. Quello che le famiglie, le mamme chiedono è un posto dove i loro figli possano crescere serenamente e siano accompagnati a una crescita equilibrata, cose che difficilmente una famiglia haitiana in un contesto post-catastrofe riesce a dare. Quindi i genitori ci chiedono questo, un ambiente sereno per i loro bambini. Noi vorremmo con questa campagna tende, speriamo di poterlo fare, costruire questo secondo centro educativo dove centinaia di bambini potranno trovare l'accompagnamento di cui necessitano.